Il movimento sociale aveva programmato due manifestazioni, una a Brescia ed una a Salò. Gli sono state vietate. Lei, onorevole Almirante, ha chiesto questa tribuna per spiegarne il perché. Sì, con quali motivazioni? Per spiegarne, prima di tutto, per chiedere scusa ai cittadini italiani di qualunque sentire che sarebbero venuti probabilmente ad ascoltare i due comizi. Io sono solito andare agli appuntamenti. Le motivazioni del diniego sono state due. Una ufficiale, l'altra, diciamo, ufficiosa, giornalistica. Quella ufficiale è turbamento dell'ordine pubblico. Quella ufficiosa, Almirante va a Brescia e soprattutto a Salò per celebrare i fasti della Repubblica Sociale Italiana. Quanto alla prima motivazione, ci si chiede, lei stesso si chiederà in questo momento, turbamento dell'ordine pubblico perché? Almirante, che cosa andava a fare? Turbamento dell'ordine pubblico, secondo quanto risulta dai documenti scritti che ci sono stati rilasciati dalle autorità, perché alcune organizzazioni sindacali, con alla testa la CGIL, alcune organizzazioni politiche, non i partiti del cosiddetto arco, ma formazioni estremistiche di sinistra, avevano minacciato disordini qualora io avessi tenuto i preannunciati comizi. Allora si stabilisce, cioè il signor Ministro dell'Interno, cui va la diretta responsabilità, perché l'ordine è venuto da Roma all'ultimo momento, ha stabilito che quando qualcuno minaccia disordini è il qualcuno che deve essere tutelato, non deve essere tutelato colui contro il quale si minacciano disordini. Faccio rilevare di passaggio che io, fra l'altro, sono segretario di un partito, del quarto partito italiano per consistenza, deputato da 8 legislature, non chiedo particolari riguardi, ma quando desidero parlare agli italiani compio il mio dovere, non esercito soltanto un mio diritto. Seconda motivazione. Almirante va a Brescia e soprattutto a Salò per celebrare i fasti della Repubblica Sociale Italiana, di cui ricorrerebbe il quarantennio. Ignorantelli questi avversari che non sanno che il quarantennio ricorre semmai l'anno prossimo, quindi se dovessi pensare a celebrazioni quarantennali rinvierei al 1983. Ma io voglio entrare nella sostanza. Io non penso lontanamente di disturbare la grande ombra di Mussolini per tenere dei comizi quando ho a mia disposizione il ventre molle del regime. Parlare di Spadolini è divertente, di Mussolini meno attuale, senza dubbio. E con Spadolini posso mettere tutti gli altri, con alla testa il ministro Rognoni, codesti amici di Arafat, i quali hanno è un tema tragico, direi, questo di Arafat, del Libano e di Beirut. Mi scuso, ne parleremo, abbiamo le immagini atroci di fronte agli occhi. Per carità, le immagini di Gemayel pure le avete sotto gli occhi, penso di sì. Ecco, le abbiamo tutti sotto gli occhi. Sono cose serie. La sua posizione qual è? La mia posizione coincide esattamente con quella di tutti coloro che hanno scritto a grandi lettere orrore sui giornali. Questo è il titolo di un giornale inglese, potrebbe essere il titolo di un giornale italiano, di un giornale, insomma, della espressione di una opinione pubblica rispettabile. Però, ecco, tornando al mio comizio, non avevo alcuna intenzione di tenere comizi celebrativi del passato, perché gli avversari politici mi mettono a disposizione un presente ricco di assassini, di ruberie, di complicità in assassinio e in ruberia. Ho davanti a me una classe dirigente assolutamente squalificata che si riunisce all'egida e sotto l'egida di delitti, di profitti. Abbiamo avuto una recente crisi di governo che ci ha ridicolizzato di fronte a tutto il mondo, lo Spadolini bis. Perché dovrei parlare della Repubblica Sociale Italiana quando sono nella condizione di trovare ascoltatori divertiti, interessati, in larga misura consenzienti, trattando l'attualità come il mio dovere, come il mio diritto? Posso dire cose sbagliate, posso eccedere nelle accuse, ma questi sono i problemi dei quali come parlamentare... Siamo in chiusura in due parole. Io mi interesso. Il capovolgimento delle alleanze in Germania sembra delineare un nuovo assetto politico in Europa. Lei che cosa ne pensa? Io vedo con grande speranza. Ecco, parlo in questo caso come europeista, come deputato europeo convinto. Secondo me il rovesciamento di posizioni in Germania è un grosso fatto, o può essere perlomeno, non è mai lecito essere prematuri o ottimisti, può essere un grosso fatto positivo per l'avvenire di Europa, cioè per la creazione di un'Europa che conti.